Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di allenamento. Parleremo di allenamento fisico e di come, soprattutto per chi pratica mountain bike, sia possibile fare un allenamento che alleni la parte muscolare, quindi le spalle, le braccia, l'addome, rimanendo all'aperto, rimanendo in un ambiente outdoor. Questo perché sicuramente la maggior parte delle persone che praticano mountain bike vuole mantenersi in forma, ma lo vuole fare stando a contatto con la natura. E allora andremo a vedere come, utilizzando semplici attrezzi come la spalliera alle nostre spalle, un TRX, oppure questi semplicissimi ostacoli che abbiamo qui alle nostre vicino a noi, potremo fare un buon lavoro che ci permetta di mantenerci in forma, migliorare magari alcune nostre lacune e di conseguenza divertirci di più e guidare meglio la nostra bicicletta. Prima però di far vedere più o meno come possono essere gli esercizi da fare, cerchiamo di spiegare quale sarà la filosofia dietro questi esercizi. Lavoreremo su gruppi da 10 minuti. 10 minuti di lavoro con 4-5 esercizi da ripetere in modo costante. In questo modo noi andremo a allenare da un certo punto di vista la resistenza, forza resistente, perché lavoreremo per molti minuti, facendo 10 ripetizioni per ogni esercizio, 10-12, questo più o meno è lo step. Avremo modo anche di sovraccaricare laddove possibile, di fare dei lavori che vadano un po' a strizzare l'occhio anche alla forza. Come si inizierà questo nostro primo gruppo? Lavoreremo con un TRX, noi l'abbiamo legato alla spalliera, qui un po' in ombra perché siamo nel bosco. Inseriremo nel TRX dei lavori per il petto e probabilmente per i tricipiti, anzi sicuramente per i tricipiti. Flessioni a terra, il terreno è quello che è, ma noi siamo abituati a lavorare sulla terra, sul fango e tutto il resto. Un plank, sempre da fare per terra, e finiremo il nostro mini circuito che ripeteremo per 10 minuti con, vediamo se riusciamo a farli vedere, queste sbarre. Tun 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 tun. Sono 5 saltelli e poi ricominceremo il nostro lavoro con TRX e tutto il resto. Adesso possiamo anche partire. È chiaro che un atleta potrà farne 12-15 minuti, perché magari deve perfezionarsi per discipline come le marathon di discesa piuttosto che le VS e fare quindi i lavori più lunghi. La persona che invece vuole esclusivamente mantenersi in forma e avere un buon livello di prestativo, comunque lavorare in sicurezza quando fa i suoi giri, può magari anche portarsi sugli 8, oppure mantenere 2 giri o 3 giri e cronometrarli. In questo modo vedrà quanto ci metto a fare 2 giri questo tempo, quanto ci metto a fare 3 giri questo, e nel tempo, nei mesi, ripetendo magari questo tipo di esercizio, potrà anche avere un'idea dei miglioramenti che può aver fatto. Così finisce il nostro primo circuito. È abbastanza intenso, molto veloce, ma proprio perché dura 8-10 minuti aiuterà moltissimo anche a resistere nelle lunghe discese e riuscire a farle con maggiore velocità e brio. Eccoci alla nostra seconda postazione. Dopo aver pedalato nel bosco per un quarto d'ora, come si è un po' visto anche dalle immagini, ci troviamo in questa stazione, seguiremo lo stesso schema. 10 minuti, qualche esercizio, 5 esercizi più o meno da ripetere a circuito. Come già accennato anche nella situazione precedente, possiamo pensare 10-15 minuti a seconda del nostro grado di allenamento, oppure anche solo 2 o 3 giri, sempre tenendo presente il nostro obiettivo. Qui avremo a nostra disposizione delle parallele con cui lavoreremo sempre per la parte della schiena, facendo delle trazioni. Avremo, vediamo se si riesce a inquadrare, un muretto su cui lavoreremo invece sulla velocità. L'attrezzo che invece prenderemo in considerazione sono questi elastici, questi piccoli elastici con cui lavoreremo sui bicipiti, spalle e forse anche il petto. Adesso, già che ci siamo, incominciamo anche a fare il lavoro. I am chat with the boys, man so tough but man's keep walking, yeah.
uniamo le mani, così lavoreremo petto e anche i tricipiti come prima. Stop that. Yeah, I am trapped in the noise. Can't stop for the talking. I am trapped with the boys. My eyes keep walking, yeah. Just too sharp with the prize. Let the girl tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on a pan. If you wanna touch my please use caution. Ok, ripetiamo questo esercizio per 10 minuti piuttosto che per 3 giri e avremo fatto un altro bel lavoro. A questo punto potremo scegliere, noi qua abbiamo un bel tratto di discesa, di là uguale, e quindi completare il nostro lavoro con una piccola discesa, nel nostro caso un paio di minuti al massimo, però abbiamo lavorato sul nostro corpo, pedalato, discesa. Spesso la palestra è un po' ostica per chi va in bici e per chi non è motivatissimo alle gare, anche in alcuni atleti non sono così entusiasti di andare. Organizzandola in questo modo probabilmente si riuscirà a lavorare con più facilità e anche con più entusiasmo. Bene, alla prossima. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the, let out the, let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace.